Sono contentissimo perché i ragazzi hanno giocato con ardore, con orgoglio, determinati, non hanno lesinato una goccia di sudore. E come ho detto, i ragazzi hanno spogliatoio, non usciamo assolutamente vinti da questa partita. Però è anche vero che da domani dobbiamo iniziare a pensare a quello che è il nostro campionato a Renate, e quindi da domani diciamo torniamo con i piedi sulla terra. Qual è stata la soddisfazione più grande con Lucci questa sera? Aver costretto l'Inter a cambiare anche, ha costretto il suo collega Spalletti a inserire i titolari Brozovic, Icardi e Perisic perché non avevano sfondato. È contento per aver pareggiato questa partita al termine dei 90 minuti e dei tempi supplementari o è contento soprattutto per la prestazione in vista del futuro? Sì, sono contento della... Ciao Ale. Sono contento della prestazione. Poi ho visto il mister Spalletti che ha fatto entrare tre extraterrestri, no? E quindi sì, ma abbiamo giocato con una squadra forte, forte sotto tutti i punti di vista, e quindi il fatto, ecco, appunto di averla portata sino al 120esimo, usciamo moralmente vittoriosi da questa partita. Grazie mister, bocca al lupo. Lei ha detto Spalletti? Ma mister è stato gentile, mister è una persona corretta, leale, lo conosco da anni e quindi mi ha fatto i complimenti sia prima della gara che dopo la gara, e so che sono complimenti sinceri e me li porterò dentro, perché poi è gratificante quando, non mi piace dire collega, quando un allenatore di quel livello riesce a captare, a intravedere che c'è un lavoro dietro, per me è impagabile. Si aspettava un Inter così in difficoltà? No, ma tante volte bisogna essere bravi a dire che magari è stato il Pordenone a mettere in difficoltà l'Inter e non viceversa, perché l'Inter ha affrontato questa partita con grande determinazione, non l'ha sottovalutata, diciamo che per una volta è stato bravo l'avversario e non che l'Inter ha preso sotto gamba o ha demeritato. È stato più bravo il Pordenone a mettere in difficoltà l'Inter, ecco, io l'ho vista così. Com'è stato per una squadra di Lega Pro preparare una partita di cartello con questa differenza di categoria? Facile, nel senso le maturazioni vengono senza far vedere nessun video motivazionale o fare altri discorsi, e poi di non vivere un giorno di rimpianti, perché i ragazzi hanno fatto quello, no? Due sono le cose che non tornano indietro, una freccia scagliata, un'opportunità, e noi oggi l'opportunità ce la siamo giocati sino al 120esimo.